Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Ma quello è il naturale. Vede, quando si inizia con la violenza si sviluppa per forza propria. Si inizia ad abbattere il traliccio e si finisce per ammazzare 5-6 carabinieri. E nella logica delle cose. E siamo contenti di averla fermata, guardi. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtiroler Attentate. Mario Martin, Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Teil 3 seiner Lebenserinnerung. Mitte Juli 1961 wird innerhalb von einer Woche fast der gesamte Südtiroler Bass verhaftet. In den Carabinieri-Kasernen kommt es zu schweren Misshandlungen. Bis heute gilt Mario Martin als eine der Reizfiguren für die Attentäterszene. Was wusste der Untersuchungsrichter und hat auch er geschwiegen? Sono un liberale, conservatore, credo in Montesquieu, tanto per chiarire le questioni. Sono un assertore dei diritti dell'uomo e ritenevo che si sarebbe potuto raggiungere gli stessi risultati istruttori e gli stessi risultati poi dibattimentali anche senza maltrattamenti, quei normali mezzi. Kapitel 1 – Die Misshandlungen. Dobbiamo stare attenti perché allora c'era il fermo di 8 giorni. Una persona poteva essere fermata per 8 giorni e dopo gli 8 giorni interveniva il pubblico ministero. Quindi cosa possa essere accaduto in questo periodo io non posso saperlo. Come le ho detto, in una grande operazione di polizia, come indubbiamente è stata questa, un'operazione di polizia quasi di tipo bellico, possono succedere, purtroppo, malauguratamente, ma possono succedere dei fatti di quel genere. E ritorno a fare l'esempio, Irlanda, Paese Basco, Algeria, dove c'erano degli stati di sicura fede democratica come la Francia, l'Inghilterra, diciamo anche la Spagna degli ultimi anni. Possono succedere purtroppo dei fatti di questo genere. Devono essere evitati a tutti i costi, però possono accadere. E io l'ho sentito attraverso Dunque, prima c'erano state già le proteste da parte della Volkspartei, del dottor Magnago, eccetera, ancora prima che io riprendessi la mia funzione, direttamente da parte degli stessi detenuti, i quali, interrogati da me, protestavano di essere stati maltrattati. Io devo difendere la magistratura italiana e ripeto, so che questa mia opinione sarà contrastata, ma la magistratura di Bolzano si è comportata molto bene, democraticamente, in maniera liberale, ha cercato di affrontare una situazione difficilissima e complessa con i normali mezzi di procedura. E questo è un vanto della magistratura italiana di Bolzano e quindi anche della Repubblica Italiana.
Kapitel 2. Zwei tote Häftlinge. Poi abbiamo avuto, purtroppo, le due morti. Hitler nel settembre, Hitler 25 novembre 61 e Gostner nel gennaio 62. Entrambi mi avevano denunciato di essere stati maltrattati e io avevo mandato già tutte le denunce in procura. La procura di Bolzano, dopo una prima richiesta a Trento di unire in connessione queste due morti all'istruttoria che era in corso per gli altri, ha proceduto direttamente e ha nominato in entrambi i casi un collegio di periti. Ed erano il professor Aldo Franchini, che era un notissimo medico legale, il professor Francesco Introna, altro medico legale molto noto, e il dottor Hans Kellensberger di Bolzano. Ricordo benissimo il povero Hitler, al quale consigliai di farmi una denuncia, cosa che fece. Io ricevevo queste denunce o verbalizzavo le denunce nel corpo degli interrogatori, facevo copia, mandavo alla Procura della Repubblica. Per quanto riguarda Hitler, poi la famiglia aveva nominato come consulente di parte il professore titolare della cattedra di medicina legale di Innsbruck, professor Holzer. E le perizie sono state, io le avevo lette, sono state molto complesse, molto approfondite in tutti i particolari. Hanno escluso un nesso di causalità tra i possibili maltrattamenti e la morte. Il procuratore della Repubblica, che era il dottor Corrias, ha chiesto l'archiviazione al giudice istruttore, che in quel caso non ero io, ma era il dottor Giorgio Pellegrini, e il dottor Giorgio Pellegrini ha archiviato le due morti, sostenendo che non vi era nesso di causalità. Fin dal primo momento, anche in accordo col Presidente del Tribunale, si era deciso che le istruttorie sui maltrattamenti e l'istruttoria vera e propria sugli attentati avrebbero dovuto seguire due strade diverse, così che ci fosse un doppio controllo. E così è stato fatto. Kapitel 3 – Der Carabinieri-Prozess in Trient. Im August 1963 kommt es am Landesgericht Trient zum Prozess gegen 10 Carabinieri. Sie sind angeklagt, die Südtiroler Basshäftlinge in den Kasernen aufs Grausamste misshandelt zu haben. Dass es überhaupt zu diesem Verfahren kommt, liegt an einem einzigen Menschen, Luciano Cicciarelli. Er ist Bezirksrichter in Neumarkt. Ihm werden im Juli 61 die in der Neumarkter Carabinieri-Kaserne misshandelten Basshäftlinge vorgeführt. Er sieht gleich, wie die Menschen ausschauen und er beginnt Ermittlungen einzuleiten, die schließlich zum Trientner Carabinieri-Prozess führen. A un certo momento
insorge la questione di Egna. Ad Egna era pretore il mio amico e collega dottor Cicciarelli, però la pretura di Egna dipendeva ancora da Trento. Il pretore, di fronte alle denunce di maltrattamenti e gli accertamenti che aveva svolto lui stesso, ha trasmesso tutti gli atti alla Procura della Repubblica di Trento e è iniziato un processo contro 10 tra ufficiali, sottufficiali e carabinieri per maltrattamenti che è stato poi avvocato alla sezione istruttoria, perché allora la procedura era questa, presieduta dal dottor De Baggis, mi ricordo, consigliere di Cassazione, il quale ha svolto tutte le indagini fino a che si è arrivati appunto al rinvio a giudizio e a questa sentenza, che è molto interessante perché dedica le prime 3 pagine a sottolineare l'autonomia e l'indipendenza del tribunale che giudica da ogni da ogni influenza esterna. Io mi baso sulla sentenza e la sentenza li dà per ammessi, no? È una sentenza contro 10 imputati tra ufficiali e carabinieri che danno, poi finisce in amnistia, no? Perché ritengono che i maltrattamenti non fossero stati di un'intensità tale da potersi ritenere reati di specifica e particolare gravità che uscissero dall'amnistia. Questo è vero, però insomma. Kapitel 4: Die Verhöre und die Anklage. Da ottobre a novembre io praticamente vivevo in carcere. Entravo in carcere alle 9 di mattina, uscivo a mezzogiorno, rientravo alle 15, alle 3 e uscivo alle 7, ogni giorno, per andare avanti, per sbrigare questa. Ero continuamente incitato di finire, di concludere, di arrivare a una conclusione. E poi ho cominciato a valutare le prime posizioni e mi ricordo benissimo, insomma, nel corso di tutta l'istruttoria ho scarcerato una 30 di imputati nel corso di tutta l'istruttoria. E mi ricordo solo il 23 dicembre del 61, 8. Mi ricordo questo gruppo e mi ricordo anche la soddisfazione e il peso che mi è caduto dal cuore di poter mandare a casa 8 persone per Natale. Prima di tutto io non rinviavo giudizio per un reato per cui era previsto l'ergastolo. Lo facevo in base anche a una requisitoria del Procuratore della Repubblica che sosteneva la tesi di questi reati. E la mia linea di condotta è stata sempre questa: accertare i fatti in maniera che non si possa discutere sui fatti e poi applicare ai fatti il diritto in maniera di lasciar libero la Corte d'Assise, il dibattimento, di decidere sulla qualificazione giuridica dei fatti. Perché io in fondo ero un giudice istruttore di periferia e avevo una grossa responsabilità di tipo nazionale.
Io non potevo permettermi di degradare un reato per il quale poi ero convinto che sussistessero gli elementi costitutivi. Io dovevo portare quel reato al vaglio del dibattimento perché la Corte poi potesse decidere in sede dibattimentale. Se io avessi degradato quel reato, non so, a un altro tipo, propaganda nazionale, tanto per dire, no? Propaganda antinazionale, un reatino del genere, no? Io avrei impedito poi alla Corte di decidere per un reato più grave. Quindi io dovevo portare alla Corte tutti gli elementi per poter decidere se ci fosse o non ci fosse quel reato. E la Corte in fondo mi ha dato ragione. Io avevo la giurisprudenza della Cassazione del caso Toffanin, Malghe di Porzus, che mi dava un certo inquadramento del reato, no? Per cui si diceva che bastava il pericolo, si diceva, della integrità, della lesione dell'integrità dello Stato. E poi Milano mi ha dato ragione, perché tutti i contumaci sono stati condannati per attentato all'integrità dello Stato. E tra l'altro mi danno ragione anche gli imputati quando dicono che hanno dovuto dire: volevamo soltanto l'autonomia, volevamo solo cambiare la Costituzione, perché era una tattica difensiva, no? Ma vede, la pena era enorme, no? Era l'ergastolo, la pena prevista. Ma io sapevo esattamente che si sarebbe poi arrivati a provvedimenti politici, o di amnistia o di grazia, il che è stato. Credo che nessuno abbia fatto più di 7 anni, credo, di 6 o 7 anni, no? Perché avevo parlato con uomini politici che naturalmente venivano da me per sapere, no? Avevo dei contatti anche, conoscenze con persone di livello piuttosto alto. Kapitel 5 – Das Urteil in Mailand. Mi ha deluso solo la soluzione del dottor Stanek, sulla quale non sono ancora oggi d'accordo. Comunque non discuto, la valutazione sarà stata senz'altro giusta la loro, insomma, però io rimango della mia opinione. Insomma, condannare per attentato all'integrità territoriale solo i contumaci, mentre degradare il reato di attentato all'integrità territoriale ad attentato alla Costituzione mi è sembrato un po' troppo pragmatico, diciamo, ecco. Beh, abbiamo tutti gli imputati austriaci, no? Oberhammer, Wittmoser, mancavano le prove, lei parla a livello governativo, sì, a livello governativo
si poteva intuire molto, ma provare poco. E io ho sempre cercato di evitare gli indizi. Guardi, le posso dire anche questo. Dopo che il Ministero di Grazia e Giustizia austriaco, anzi, Ministero della Giustizia austriaco, il nostro è Grazia e Giustizia, dopo che il Ministero della Giustizia austriaco ci trasmise il testamento di Amplatz, il procuratore generale di allora, che era un'ottima persona, estremamente intelligente, che ha fatto una grande carriera nella nostra magistratura, mi chiamò e la sostanza del discorso fu questa: non mi emetterete mica un mandato di cattura contro Kreisky. Questo mandato di cattura non è stato emesso, evidentemente. Hören Sie nächsten Montag Teil 4 der Lebenserinnerungen von Mario Martin. Seit über 10 Jahren steht Salto für unabhängigen und kritischen Journalismus. Hol dir jetzt ein Abo und unterstütze so Pluralismus und Meinungsvielfalt in Südtirol. Bombenjahre. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.